10 ore e 43 di gioco. Siamo arrivati in un luogo chiamato Nido Oscuro, che è un nido di ragni. Questa è la situazione. Non ho aumentato la vita, ma ho un amuleto che mi dà 2 punti. Che poi che sono quelle maschere? Non lo so. Mi dà queste 2 maschere extra all'inizio, poi si consumano. E in realtà non è che sia un amuleto così incredibile, però vabbè, lo teniamo per ora. E dobbiamo andare a sinistra, apparentemente. L'altra volta abbiamo sfidato le mantidi, è stata una bellissima boss fight. Ce la siamo cavata anche abbastanza in fretta. E poi siamo riusciti a continuare. Non so se è la strada giusta per ora, però andremo di qui. Teoricamente, da come viene rappresentata l'area, secondo me lì a sinistra c'è il boss, cioè per forza. Di solito dove c'è il disegnino vuol dire che bisogna andare lì. Quindi andiamo a sinistra. Si riprende. Ah, come al solito, oltre ovviamente a niente spoiler, mettiamo un attimo in pausa. Vi chiedo di non darmi alcun tipo di consiglio, indicazione o suggerimento. Anche se a voi sembra una cosa genuina, io non li voglio. Per questo motivo non guarderò troppo la chat. Mod, grazie, perfetto, bravissimo Ferren, ha già messo il messaggio pinnato. Bene, possiamo andare. L'altra volta ero già salito lì a destra, quindi questa volta... Ma sei un bastardo. Non ho capito cos'è successo qui. Non posso andare di qua. Ho una piccola ideuzza. Credo che scriva su Twitch, non credo renderebbe... Aspetta che ho un problema invece. Ok, se n'è andato. Non credo renderebbe... Sì, 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 va bene, scrivimela pure su Telegram. Merda. Ok, praticamente i nemici base in questo posto tornano in vita. Ah, e peraltro io sto morendo. Mi ero tipo distratto un sacco. Forse sarà il caso di... Ok. Di curarsi e fare un attimo attenzione. Vabbè, non ve l'ho detto, però come al solito l'inizio della live Hollow Knight equivale al mio picco negativo. Ok? Perché devo un attimo riprendere contatto con i comandi e tutto. Solito discorso. Salve. Qua si tornava indietro. Lui è già tornato in vita. È inquietantissima sta cosa. Però d'altronde sono dei gusci vuoti loro di base. Quindi loro si rianimeranno. Devo smetterla di subire così tanti danni. Si è appena... Sì. Si è rotto un passaggio. No, non ci cadere, Fizz. Ok, uno shortcut. Buono. Il fatto che siamo sempre lì, se io non vedo dove devo andare, no? Cioè dove sto andando, non vedo la strada, come faccio a decidere che fare?
È rischiosissimo. Non l'ho preso. Maledetto. Di qua. Un po' di monetine, va bene. E qui si va in un'altra area. Ma? Oddio! Ma io lo conosco lui. Non mi ricordo come si chiami, ma lo conosco. È il tipo che se la mena un botto ma è scarsissimo. Si è fatto catturare di nuovo. Che stupido. Luxman, grazie per i 18 mesi. Oh merda, mi sta seguendo sto coso. Ok. Arrivo, arrivo, smetti di lamentarti, vigliacco, che non sei altro. Sti cosi sono impraticabili, devo capire come sfidarli. Ah, ma aspetta, io non posso raggiungerlo da qui. Quindi come lo piglio? Non so neanche se... no? Ah, perché qua si rompe, sicuramente. Mi farà fare un giro immenso, praticamente. E niente, stai lì e arrivo in qualche modo. Che ti devo dire? Guarda, se mi tocca fare da babysitter a stoppirla ogni volta, ma non lo so. Una panchina? Attenzione, panchina mi interessa. Ok, shortcut. Dove minchia sta sta panchina, scusa. Lì c'è un amico molto simpatico. Qui? Nope. Non ora, grazie. Non so cosa sia. Ma tu sei... Ah, tu sei... la tipa. Non mi ricordo come si chiama. Tina. Questa zona brulica di creature letali che mordono, bruciano e graffiano. Pensavo di mettermi alla prova contro di loro, ma ora la mia audacia mi ha abbandonato e mi sento solo stanca e dolorante. Mi prendo solo un attimo di riposo, prima di partire in cerca di una sfida un po' meno terrificante. Questo nido non è un bel posto dove morire. Poverina. Ho capito però, adesso fammi andare avanti per piacere. Ok. Mappa aggiornata. Qua c'è tutta una via che ci manca. Linea dissestata. Va bene, Dedavik, tranquillo. E linea dissestata. Linea dissestata, bozzolo. Che cosa vuol dire bozzolo? Che c'è di lì? Vabbè, andiamo a vedere. Ah, sto coso volante non è che mi prometta molto bene, ma è un boss. Linea dissestata. Cioè, ok, già che iniziamo così. Non è un boss, ma era comunque molto fastidioso.
Perché questo posto mi ricorda un tipo Bloodborne per qualche ragione? Fico. Dai, ce l'avevo quasi fatta, non farmi colpire, ma su. Ma effettivamente è una stazione. Questo è tipo una carrozza. Ho attivato qualcosa. E vabbè, madò, quante hit mi devo prendere ogni volta però. Ok, uno shortcut. Io ero sceso di qui, quindi qua non potevo proseguire. Ma credo invece si possa andare su. Esatto. Che cosa ho appena ucciso? Ho recuperato un... No, sì, ho recuperato un cuore extra. Mi ha dato un cuore extra. Questo cosino mi dà un cuore extra. Ah, dobbiamo subito leggere il bestiario. Che non ricordo dove sia. Aspetta. Ah, ok, qui. Falsa larva. Questo è un garopode, enorme insetto scavatore, ricoperto di spesse piastre di guscio, viaggia senza sosta per i tunnel di Nido Sacro. E il maestro delle anime non l'ho letto, vediamo un po'. A capo del sacrario delle anime accumulava anime sperando di riuscire a respingere l'infezione di Nido Sacro. Ma è stato corrotto dal loro potere. Gli insetti di Nido Sacro tentarono ogni tipo di rituali e trucchi magici per liberarsi dall'infezione. Ma non è servito a nulla. Forse l'infezione proveniva da qualcosa che era dentro di loro, a cui non potevano sfuggire. Va bene, va bene. Seme vitale, piccolo seme irrequieto, pieno di sangue vitale, che può essere estratto e consumato per le sue proprietà curative. Dove sono le mantidi invece? Eccole. Ho visto. Signore delle mantidi, nonché le loro più temute guerriere, armati di sottili aculee o lance, con cui attaccano a velocità accecante. Tra la tribù delle mantidi e gli insetti dell'antico Nido Sacro non correva a buon sangue. Le mantidi però sono sopravvissute ai loro rivali, e la loro civiltà perduta ancora. Loro non erano gusci vuoti, quindi, cioè quando le abbiamo trovate erano senzienti. Ed erano ostili, perché lo erano di base. Però infatti per ora è l'unica boss fight che ci ha messo alla prova. E poi ci hanno fatto l'inchino e ci hanno fatto passare. Fico. Che bella la lore. Che bella cosa. Allora, andiamo ad affrontare questa mega tegna gigantesca. E vabbè. Belli cuori extra, grazie. Questi sono durissimi comunque.
C'è un oggetto. Che cos'è? Pass tranviario. Ossidia, grazie per i 44 mesi. Con te mi sento sempre più vecchia perché, a parte tutto, è sempre un piacere. È perché sei a 44 mesi di sub. È come un compleanno che ti ricorda l'età per ogni mese. Quindi, da quel punto di vista, il tempo passa più in fretta. Ma non pensare alla vecchiaia, che è una brutta cosa. Un pass valido a vita per la tranvia che collega alcune zone di Nido Sacro. Questi pass costavano molti geo e ogni acquisto richiedeva l'autorizzazione del re. Ma la tranvia sarebbe, non è il nostro insettone amicosissimo, incredibile. È un sistema di trasporti caduto in disuso, no? Apparentemente, dico. Quindi bisognerà capire da che parte mettere questo pass, se vogliamo sfruttarlo. Forse qui si recuperava e basta, e poi in un'altra zona, più in là, più avanti, avremo modo di sfruttarlo. Quello direi che è sfondo. Però prima ero sceso, no? E ho attivato qualcosa tirando questa. Che cosa ho attivato? E qui si può entrare in un altro punto. Direi che qua. No, ok, era uno shortcut e basta, va bene. Era il modo per entrare qua dentro. Lì sopra ci siamo già stati, non penso sia cambiato qualcosa. La soundtrack di sto posto è bellissima. Mette un sacco di inquietudine. Poi unita al fatto che è disabitato il posto, lo rende fichissimo. Questo è un enorme gate che è stato sfondato da non si sa che cosa. E comunque qui si può scendere. Bene. Perché questa grotta è ancora più buia del solito? Ecco, mi sa che qua non ci andiamo, eh. Senza luce non possiamo andarci. Va bene. È stato interessante, ma molto misterioso. Bisognerà un attimo capire. Tu non hai altro da dirci. Ok, dobbiamo proseguire. Piuttosto volevo trovare la stazione dei coleotteri. Che poi bozzolo. Ce n'è un altro lì all'inizio di questo bozzolo. Che cos'è bozzolo? Cosa rappresenta? Sir Yuki regala una livello 2 ad Aria. Grazie. Grazie, Sir Yuki. Bentornata, Aria.
Vabbè, ok, dobbiamo trovare, dicevo, il nostro amico della stazione dei coleotteri, anche se qui c'è uno shortcut che sicuramente collega la stazione. Non so se vale la pena di cercarselo adesso, però. Andiamo avanti. Se volessi cercarlo adesso, dove dovrei passare? Aspetta, mi vengono i dubbi. Qui si saliva e basta, no? Ok, sì, di qui, di qui. Preferisco killarli tutti, che se devo tornare indietro almeno non ci stanno più. Ah, a posto. Da questa parte, da qualche parte, c'era anche un pezzo di maschera. Puoi vedere che è la strada buona per prenderlo? Che cazzo ha fatto a non morire? In realtà ho come la sensazione di esserci già stato qui. Mi sa di sì. Cazzo, mi sa che ci sono già stato sì. Vabbè. Cosa c'era qua? Sì, sono tornato indietro, palese. Questo è un problema, però. Quanto sono resistenti sti cosi. Ah, sbatta. Boh. Questo è dove ero un attimo fa, no? Beh, eppure... E basta tu, che palle che sei.
Pure mi sembra strano, mi manca qualcosa per forza, dai. Ed ecco la maschera, infatti. Questo è un posto che avevo già fatto, ce l'ho passato di qua. Però lì c'è la maschera, non so come ci si arrivi. E uno direbbe di qua, ma è chiuso. E qua non si andava da nessuna parte. Riappurato tutto ciò. Questa era la prima parte che avevo esplorato. Io come mizzega ci sono finito qua dentro. Chiaramente è un labirinto sto posto, non ho idea di come esplorarlo. Ansia totale. Ma basta, ma quanti siete? Questo è per risalire, no? Cerchiamo di uscire da qui. Qua sono rispawnati tutti. Che belle le trollate. Sì, va bene, stellita, stellita. No, ma no! Dove vai? Questa è un'area che potenzialmente non avevo fatto. Potenzialmente ci muoio anche qui, però. Vabbè, lui se ne starà lì sotto. Ok, sono finito nella zona che aveva mappato il mio amico mappatore, ma in cui non sono stato io. Che potrebbe aprire uno shortcut fondamentale, così ad occhio. Quindi continuiamo da questa parte. Qua non si può, eh? Meglio. Direi meglio perché almeno so che devo andare da questa parte e mi tolgo il dubbio.
Oh mio Dio, è qua? Allora, ragioniamo. Non ragioniamo più, di qui non si va. Devo andare per forza a destra. Allora, diciamo che pensavo di trovarmi uno shortcut. Questo non è uno shortcut però, questo è l'inferno. E noi ci salteremo dentro nell'inferno, come sempre. Rischiare così tanto la vita per un po' di geo in più non è che mi faccia impazzire come cosa. Speravo una roba un po' più interessante, diciamo. Ma dai, mentre mi curo, allora... Cioè, è possibile che è finita la hardcore e sono ancora qui con i silverfish che mi perseguitano? Altro pezzo fatto. Ma dai, smettila. Sono troppi. E qui? Basta, madò quanti sono, che palle. Cioè sto farmando tantissimo comunque. Attenzione, cambio di bioma. Quindi vuol dire che di qua è fatta e che dall'altra parte mi mancava un pezzo però. Cosa c'è di qua? Ah, un altro bellissimo inferno, quindi. Sembra un posto che ho già visto. Perché è un posto che ho già visto questo? Ci sono già stato, ok. Madonna santa, quanti sono? È il... Ok, sì. Sì, ho capito dove siamo. E il fatto è che c'è ancora quella maschera lì che... Non ho capito da che parte voleva farmi andare. Vabbè, da qua arrivavo, giustamente. Sì, ho fatto una cazzata.
Galaka, Zano, Cerel, Cererel, Gonele, Goan, Goan. Aspetta. Non so cosa stia succedendo, ma potrebbero anche essere nemici quelli. Ehi. Ma tu stai scherzando. Cioè, praticamente sono caduto e devo rifar tutto. Io potrei aver capito male, ma credo di sì. Ma da dove cazzo escono che non li vedo manco? Ma la dobbiamo smettere. Ok. È meno peggio di quello che sembra, però ci ha fatto cadere e dobbiamo risalire su. Cioè, era una trollata effettivamente. Una trollata un po' crudele, se posso dire. Ma dai, mi cadono pure in testa, mo. Allora. Ok. Oh. Buono. Questo è un posto noto. Questo è un posto noto. Ora possiamo andare qui e morire perché questa è una boss fight, vero? Mi scusi un attimo, perché io ho ucciso i suoi adepti, quindi profeta muschioso. Oh, essere radioso, noi siamo benedetti, la tua luce ci tocca, il tuo calore ci riempie. Nido sacro rinasce, unita nella tua fulgida immagine. La luce è vita, radiosa, pura, brillante. Soffocare la luce e reprimere la natura. Ma che fastidio che dà però. La natura repressa si deforma, ci tormenta. Accetta la luce, raggiungi l'unione. Ma che cazzo serve sta roba? Ma qual è il senso? Boh, vabbè. Per ora è un grande boh. Senti, ma invece qui? Dai! Che palle quando fa così. Ah, sì, qua ce l'ho già stato. Eh beh, ma è tutto bellissimo, solo che, cioè, io dove sto andando? Avrei delle monete da spendere, per carità, però non mi bastano neanche a fare quello che vorrei. Io vorrei prendere la cosa luminosa. E non ho oggetti da vendere.
Quindi torniamo a Nido Oscuro. Adesso non mi ricordo neanche più che bivio ho preso all'inizio. Abbiamo fatto un'esplorazione gigante. Mio Dio, ti prego. Non ce la posso fare io far sta roba. Ok, ho capito. Dai, ma... Vabbè, vabbè. Ok. E che dire? È stato un bel modo di morire. Dopo tutta sta traiardata, giustamente. E adesso devo andare lì a recuperarmi tutto. Vedete perché dicevo, non lo so se voglio continuare così. Sono Nido Oscuro e devo farmi comunque tutto il giro. Pensa che culo. Dai, ma che cazzo ne so che sta arrivando? Che palle sto posto. È giusto di qua? Sì. Allora, è meno peggio di quello che sembri. Perché ormai l'abbiamo esplorato, quindi andiamo proprio lisci. Dove sei, fantasmino del mio cuore? Odio tutto. Ah, è nella stanza dopo. Allora devo fare così. Sbaglio i cazzo di comandi ogni volta. Recuperiamolo. Ecco. Fai il bravo, vieni qua, dai. A posto. Dai, ma basta. Ma perché devono farlo così, sto gioco? Ma mi fa ricominciare dalla parte opposta, ma sono arrivato. Io non lo sopporto più. Aspetta, se passo sotto... Vi rendete conto cosa mi tocca fare? Dai, almeno andiamo a morire più vicino stavolta, eh? Che ne dici? Madonna santissima. Basta! Quanti siete?
Ma no, perché l'ha sparato? Perché l'hai fatto? Mai una gioia, eh? Mai una gioia comunque, incredibile. No, torniamo su. La panchinetta, per piacere. Mamma mia. Ok, allora. Io ho urgenza di spenderli questi geo. Al momento non lo possiamo fare. Però, panchinetta. Allora, considerando tutto il casino che ho fatto, da che parte andiamo? Ma soprattutto, in questa zona... La parte che è identificata come bozzolo, che parte era? Era questo il bozzolo? Sì. Ah, questo... Questo qui è il bozzolo. Ok, quindi adesso posso affrontare il resto con tre cuori extra, tecnicamente. Va bene, chiarito questo dubbio. Torniamo. Però tutto lì c'è una parte che va giù. E io come ci scendo lì dentro? Ci sono sceso lì dentro, no? Non mi ricordo, ragazzi. Mi ricordo più un cazzo. Era bloccato. Era questa parte qua. Ah, perché è tutto buio. Ok, sì. Quindi ora devo semplicemente scendere da qui. Come se non lo sapessimo, no? Loro sono solo inquietanti, non è che siano forti davvero. Inquietanti e tanti anche. E anche un po' bastardi, perché questo attacco dall'alto non è che mi sia piaciuto particolarmente. Ah, l'ho trovato! Incredibile. Ehi, che stai facendo, piccolo babbeo imbranato? Sventoli il tuo aculeo arrugginito nell'oscurità. Mi hai quasi beccato e se l'avessi fatto sarebbe stata la fine per te, fidati. Io sono Zotel Potente, cavaliere di gran fame. La mia arma sterminatrice ha abbattuto centinaia di nemici. Sparisci o tu sarai il prossimo. Ti sei perso in questi tunnel oscuri? Non mi importa. Non ti guiderò fuori. Conosco la strada grazie alla mia memoria prodigiosa, ma viaggio unicamente da solo. Sparisci. Bastardo, quanto ti odio. Idolo del re. Attenzione. Oh.
Un idolo bianco che rappresenta il re di Nido Sacro. Il misterioso re veniva venerato attraverso questi idoli. È una reliquia dell'antico Nido Sacro. Questo oggetto non ha molto valore, tranne per chi è interessato alla storia del reame. Questo, se lo vendiamo, facciamo un botto di soldi probabilmente. Il problema è... come? Dovrei risalire alla stazione della regina e farmi tutto il giro. È follia. Sto pensando, è un momento importante. Questo è un momento molto importante, perché se decidiamo di andare a venderlo, ci compriamo l'amuleto che fa luce e diventa interessante la faccenda. E potrebbe essere uno sbattone, ma io penso che mi farei questo sbattone. Non so cosa ne dite. Vorrei fare un momento shopping. Quindi il momento shopping lo si fa andando di qua. E devo tornare in questa merda di buco, eh? Va bene. Che non so se ci sia una stazione qui. Ci fosse una stazione del nostro coleotterone nazionale, sarebbe tutto ovviamente più semplice. Rischio abbastanza inutile. Devo andare giù. Cioè, è incredibile che io stia quasi per imparare a memoria un posto del genere. Non ha senso memorizzare qualcosa di così complicato. Allora, sarò pazzo, ma io preferisco andare di qua. Non so perché. Mi sento più a mio agio. I funghi sono un incognito. Ogni volta che ci vado... boh. Ecco. Cioè, che cazzo è successo? Com'è possibile che ha fatto così? Potessi avvicinarti così ti uccido magari. Ma dai. Ma com'è possibile che... è un coso così stupido. Ti prego, faccela.
Non possiamo morire in questo modo. Qui ho l'occasione di recuperare i cuori. Facciamolo. Ok. Sospiro di sollievo. Devo andare di qua. Non so cosa io stia facendo. Ma non è giusto. Forse è di qua. Ok. Oh. Dai. Va bene lo stesso, non mi interessa, guarda. Ragazzi, sono commosso, sono incredulo, siamo arrivati alla stazione. Ma questa? Allora, facciamo una cosa, facciamo una cosa molto più tattica. Ecco, ora andiamo a farlo. Che se dovessi, cioè, fossi morto lì così, anche no. Ecco, perché vedi com'è che poi finisce. Sì, non mi fai fare il dash, cosa devo fare? Mi inculo, non so. Dai, tua mamma, quella bravissima donna che conosciamo tutti. Serve un'altra però. Ma va bene, buono. Buon backtracking, va bene così. Ora andiamo dal nostro amico collezionista. Quindi, ma tu che servi in tutto ciò? Aspetta un attimo, fammi capire. Vabbè, niente. Sta lì. E fa le sue cose. Ciao bestie, portami nella città. Fottiti, lasciami stare. Vabbè, sono soldi in più, dai. Hai
Velmi Artred. Caceo, Liesok. Un idolo del re. Il re di Nidosacro fu un personaggio enigmatico, divinizzato dai cittadini. Si faceva vedere raramente, perciò veniva venerato attraverso questi idoli. Sono stati creati da mani esperte, pochi ancora in vita possono eguagliare tale maestria. Helmandelker. Abbiamo anche un sacco di soldi ora. Ottimo. No. Stavo per fare la cagata. Di qua è ancora chiuso, no? E beh. Komuk, JX, grazie per i 5 mesi. Mi piace molto questa atmosfera. Il gioco in sé o il fatto che sono immerso anch'io nell'azzurro? Ho tutto l'insieme. Sì, questa è un'ambientazione davvero bellissima. È vero. Redox, grazie per il Prime, benvenuto. Tutto assieme, ci sta, ci sta. Neanche dici farmo le monete, tanto cadono tutte. Bene. Finalmente. È arrivato il momento di accendere la luce. Che bello. Ehi, guarda chi è arrivato. Ah, tu non parli? Forse tu mi dici qualcosa. Il nostro mercante è tornato. È appena arrivato. Speravo di sentirgli raccontare storie grandiose dei tempi trascorsi laggiù, ma sembra che non ricordi quasi nulla. Forse quello che ha visto è stato troppo per lui. Se ti interessano i suoi articoli, fa attenzione, è spietato negli affari, non ha concorrenti e questo è il problema, non c'è libero mercato, non che lui se ne lamenti. E beh, dal suo punto di vista... Patrascio? Amico mio, lanterna di Lumide. Cos'è più importante, avere una luce che ti guidi nell'oscurità o un compagno che resti al tuo fianco? Perché non entrambi? Porta con te questa piccola creatura luminosa. Illuminerà il tuo cammino nelle tenebre. È fatta. Ora, il frammento di maschera costa 800. Io ho 745. Mi devi far rosicare. Che cazzo. Dobbiamo fare il frammento di maschera, per forza, però. Ma questo? Ehi! Trovato. Oh, lì. Si gode. E qui? Il salvatore bianco. La fanciulla si svegliò nell'oscurità, confusa. Allungò la mano. Rocce appuntite la circondavano. Il caustico acido ribolliva sotto di lei. Quale incubo l'aveva portata in quel posto? Che speranze aveva di uscirne viva? Fu certa di essere giunta alla sua fine, e la disperazione la colse, finché non vide una luce lontana, un puntino luminoso e brillante, che si avvicinava rapidamente, superò maestosamente gli spuntoni, balzò al di sopra delle ustionanti acque e si diresse verso la fanciulla.
Finalmente vicina, la figura si rivelò in tutta la sua lucente grazia, un essere magnifico, con delle corna appuntite, d'un bianco splendente. Tese le sue braccia verso la damigella, avvolgendola, tenendola stretta a sé. È una storia. Però... parla di cose... A parte che sta casa... Cioè, da dove è uscita? Perché è aperta? Boh. Parla di cose... che magari potrebbero avere un significato più avanti, tipo il... lago di acido. Cioè, davvero. E volevo un attimo dare un'occhiata... Ecco. Mi chiedevo se si potesse appunto fare sta cosa... E si può fare sta cosa. Perché è possibile farlo? Non è molto sas che si possa fare sta cosa. Esseri superiori, queste parole sono rivolte a voi soli. Nelle nostre terre non nascondete la vostra vera forma. Che tutti possano godere della vostra magnificenza, poiché solo questo reame può generare degli esseri come voi. Furia del caduto. Qualcuno qui ha beccato un bel segreto? Questo non è un amuleto, ma si gode. Questo sì, incarna la furia, l'eroismo di chi sta per morire. La forza di chi lo indossa aumenta quando è vicino alla morte. Figo. Mi piace. Concettualmente. Questo forse invece è proprio l'inizio. Yes! Si gode, queste cose sono bellissime. Perché adesso mi si era sbloccato il ricordo, ho detto, quando avevo iniziato, avevo guardato su, ho detto, qui serve un salto, qualcosa, per andarci. E ora abbiamo diversi movimenti da utilizzare. Quindi... di rupi urlanti. Ho trovato una nuova area. Voglio provarlo il salto dopo. Assolutamente. Ci potevo venire anche prima, mi sa, qui. Qui riposa Gorb, la grande mente. Ma che culo, eh? Pensate. Ma sarà il caso di disturbare questo Gorb? Probabilmente boss bonus di quelle che ti fanno il culo malissimo. Dove sto cadendo? No, che fastidio.
Aspetta. Qua sopra c'è la capra, c'è il Got. Dobbiamo andare subito da lui. Eccolo. Ma che noise, cucina. Ti godi un po' di aria tonificante. Siamo molto vicini ai confini di Nido Sacro e alle piane desolate che lo circondano. Non voglio andare oltre in questa direzione, ma è stato un piacevole cambiamento uscire da quelle anguste caverne. Ho realizzato una piccola mappa dell'area, è piuttosto semplice e lungi dall'essere completa. Può essere frustrante non conoscere l'area per intero. Vai. Chocolate, che rectis. Mi sono imbattuto per caso in uno strano insetto sulla sommità di questo dirupo. La sua abitazione non è lontana da qui. Ha una figura imponente, senza dubbio deve essere molto abile con l'aculeo. Pensa che tu abbia più cose in comune con lui che di me. Chocolate, che rectis. Ok. Però avete rotto i coglioni, eh. Settini de merda. Merda. Cazzo. Questo è il limite. Le terre desolate. Idolo del re. Minchia, ma che esplorazione fruttuosa che stiamo facendo. Ma che bello. Però sulla sommità abita qualcuno. Beh, sono finito giù. Io volevo andarci sulla sommità, ma non è andata bene. Cosa c'è qui invece? Distruggiamo tutte queste statue millenarie, importantissime per la lore. Chi se ne frega. Ok. Oh shit, sono finito. Oddio, ho capito dove siamo! No, vabbè! Ecco perché era un'area diversa questa! Ma siamo a Verde Via! Allora, a questo punto facciamo monete intanto, che mi servivano quegli 800, li volevo spendere lo stesso quegli 800. Potrei vendere l'idolo, però se vendo l'idolo sono tanti soldi in più poi. Non lo so, se voglio shoppare così tanto. Potrei. Già loro mi hanno dato un bel po', eh. C'è la banca. Qui dove c'era la boss fight. In questo momento abbiamo così tante possibilità nuove
Cioè, proprio l'imbarazzo della scelta. Ah sì, dammi sta maschera. Ci portiamo avanti. Bravo. Ma... la prossima 1500. Ci facciamo un giro lo stesso su. Dai, ormai stavo guardando lì. Anche perché abbiamo fatto abbastanza nido sacro già. Questo l'ho letto prima, no? Sì. Sì, beh, questo era il tutorial. Sto sbagliando la strada. Andare sotto. Però aspetta un attimo. Mi sembra di essermi perso qualcosa, ma magari mi sbaglio. Qua sarebbe molto meme provare il salto. Perché magari, magari è una cazzata. Però dice giù c'è polveria. Magari atterro su, non lo so, una cosa dove c'è un oggetto. YOLO. Ah, ok. Beh, ci sta. Ci sta, lo accetto. Non così interessante come speravo, però. Dai, smettila di fare così. Ok, la panchina sembra essere qui sotto, comunque. Andiamo a prenderla. Entra. Wow. Ah, già che ci siamo. Voglio provarmi quest'altro amuleto. Praticamente mi dà il berserk su punto di morte. Tanto i cuori extra, se una volta che li hai persi, non li recuperi più. Ti sto cucando. Ecco, è il tipo che ci diceva: ben trovato. Avevo la sensazione che si stesse avvicinando l'area, l'aura di un feroce guerriero. È incredibile che tu sia riuscito a trovare il mio rifugio qui in cima al mondo. Di sicuro avrai affrontato numerose prove e sconfitto innumerevoli nemici per trovarmi.
No, non dire niente. Io, il maestro di Aculeo Mato, che ha preso l'arte dell'Aculeo dal gran maestro d'Aculeo in persona, ti accetto come mio allievo. Iniziamo subito la lezione. Gasso! Attacco ciclone. Tieni premuto X per convogliare l'energia sull'Aculeo. Rilascia il pulsante mentre tieni premuto su o giù per eseguire l'attacco ciclone. Hell Summit. La tua tecnica è perfetta. Ora so cosa provava il mio maestro quando ci tramandava i suoi insegnamenti. Spero non mi riterrai troppo sfacciato se ti dico che per me sei come un figlio. E la Madonna, ci conosciamo da 2 secondi. Quando ti ho visto effettuare la mia arte, ho improvvisamente sentito che c'era un legame tra noi. Tu mi rendi onore più di quanto riesca ad esprimere, caro allievo. Grazie. Bam. Finen. Finen. Ok. Bam. Finen. Grazie a te, strano tizio. Quindi, se adesso vi faccio... Se io lo rilascio e basta, fa l'attacco così. E così fa il ciclone. È bello, ma non li vedo tanto utilizzabili questi attacchi. Poi magari mi sbaglio. Senti però, qua c'è un boss. Non diciamoci cazzate. Ci deve essere un boss da qualche parte, io lo so. Perché qua c'è la statua, quindi... Vediamo. Bello che ci siano tutte queste monete, brutto che cadano nel nulla però, ogni volta. Sai che la cosa migliore da fare comunque è esplorare le zone nascoste, le zone più interne. Qua c'era il nostro amicone e la strada proseguiva da questa parte, che non è dove ero andato. Questo suono che si sente. E niente. Che bello, un bioma di sole zanzare. I miei mob preferiti del gioco. Fatto a colpirmi, dai, smettila. Qua mi hanno fatto la combo. Sto facendo abbastanza cacare. Aveva un senso, volevo dare un'occhiata. Lì, ti prego. Basta questi attacchi a caso.
Stiamo andando in un posto magico. No, non serve a niente. Potevo anche lasciarmi cadere. Questo è un bel posto per una boss fight. E invece c'è un morto. Chi sei? Benedizione di Johnny. Questo è un amuleto. Potrebbe anche essere forte. Quattro incavi. Benedetto da Johnny, l'eretica, benevolente. Trasforma i fluidi vitali in sangue vitale blu. Chi lo indossa avrà un carapace più robusto e potrà sopportare più danni, ma non potrà curarsi concentrando le anime. Ok, quindi ti sfonda di non si sa quanti punti in più, punti vita in più, però non ti puoi curare, cioè se li perdi li hai persi, fine. Sono tutti blu. Però se io faccio così capisci che non so quanto mi convenga. Dipende quanti sono, perché sì, appunto, in alcune boss fight potrebbe essere utile, dato che a volte non ti fanno curare, quindi ti devi comunque arrangiare con quello che hai. Mamma mia, che dribbling gli ho fatto. Però sì, per il resto non mi sembra una grande cosa come amuleto. Godo. Chi la dura, la vince. Esseri superiori, queste parole sono rivolte a voi soli. Queste pianure maledette si estendono all'infinito. Non c'è nessun mondo al di là. Chi è tanto folle da attraversare questo vuoto deve pagare il dazio di rinunciare alla preziosa mente data da questo reame. Diario del viaggiatore. Ma io lo so che ci sono i passaggi segreti, eh? Cosa credi? Il cadavere di un grosso insetto. Fine. Certe cose non possono finire qui così. Ci sarà dell'altro sicuramente. E a proposito di esserci dell'altro, io qua credo di aver esplorato tutto. Possibile. Questo è il punto dove poi siamo scesi per andare a Verde Via. Vediamo se mi mancava qualcosa. Edo, grazie per i 29 mesi, bentornato. No, no, non cadere, non ti azzardare. Ok. Sì, qui è il punto che scendeva a Verde Via. Quindi dobbiamo esplorare bene l'esterno dei picchi, perché la parete e il suo interno mi sembra di averlo visto per intero. È stato bellissimo, eh? E se io provassi
non ce la fai, eh. Nah. Di qua non si può andare. Non lo so. Sì, beh, cioè, sono finiti ovunque tramite che è in tasca da me. Allora, è mezzanotte ora, quindi dovrei anche staccare. Faccio un ultimo giretto qui. E poi penso che tutto sommato non è stata una brutta esplorazione. Per quanto mi manca palesemente qualcosa di importante. Però cosa potrebbe mancarmi e dove? Cioè, mi sembra strano che non ci sia una boss fight o qualche roba OP. C'è un'ambulanza, sì, lo so. Si sente, purtroppo. Tocca che ce la teniamo un attimo. Non lo so, ragazzi, non lo so. Mi sembra di aver esplorato tutto. Ma il dubbio atroce c'è. Tu sei il numero uno dei numeri uno. Vediamo. Allora, così a vedersi la mappa sembra completa. Cioè, considerando il fatto che poi lì si estende all'infinito, teoricamente c'è il cielo, cioè ci sono le lande inesplorabili, forse. Tiro più urlanti. Fa rivedere un attimo. Non lo so se c'è un modo per andare più in alto di così. Aspetta qua. Aspetta che mi manca forse sì qualcosa. Aspetta un attimo. Ah no, è la statua, niente. E allora, ragazzi, si torna in città. Chiuderemo lì. Mi è sembrato di vedere qualcosa sulla destra mentre cadevo. Che fastidio. Mi insinuano il dubbio in ogni movimento che faccio. Ma qua. Sì, qua ci sono
stato, ovviamente. Qua ci sono assolutamente stato. Capito che se voglio andare lì, io lì ci vado. Che cazzo. E questo è il momento dove entri nel... dove entri nella mappa del gioco, va bene. No! Però potevo forse saltare per recuperare. Ed entrare lì. Bella chicca. Bene, ci fermiamo qui. Dai, io sono soddisfatto da questa live. Quest'area nuova che abbiamo trovato, top. Bisogna un attimo capirla meglio. C'è quell'insetto morto che magari combina qualcosa. Mentre Nido Scuro va ancora un attimo esplorato. Il problema di Nido Scuro è che è praticamente irraggiungibile. Bisognerà fare un puttanaio per tornare giù. Però adesso abbiamo la lucina, quindi questa zona qua si esplora easy. Ragazzi, io vi ringrazio di aver seguito finora. Ci vediamo domani alle 16 con la prossima live. E ci... vediamo domani. Buonanotte a tutti. A domani.